Come responsabile di un'associazione non profit per la difesa delle radio e delle televisioni locali, sono stato invitato dal Vice Ministro dello Sviluppo Economico Antonio Catricalà a presenziare l'insediamento del Comitato per la Difesa dei Minori. La cerimonia si è svolta a Roma, al largo Brazzà, a 50 metri dalla Fontana di Trevi. Non appena entrati nella grande sala del palazzo ministeriale, si restava colpiti dalla massiccia presenza dei responsabili di Mediaset, Fedele Confalonieri in testa. E questo dimostra ancora una volta che da oltre 25 anni essi, prima con Fininvest, dopo con Mediaset, non mollano neppure per un istante il ministero. Allora delle poste telecomunicazioni, poi delle comunicazioni e oggi dello sviluppo economico. Hanno avuto ministri e sottosegretari che li hanno favoriti in tutti i modi, con tanto di scandali ai tempi di Davide Giacalone. Quelli che dovevano fare opposizione, quelli del centro-sinistra, si sono mostrati più virulenti nel favorirli. Comunque Fedele Confalonieri non è intervenuto, lo ha fatto Antonio Catricalà e il presidente dell'Agicom Cardani. Poi è intervenuto con un bel discorso, stringato, asciutto, il presidente della Commissione di Vigilanza RAI, Roberto Fico, il quale probabilmente maggior tempo e approfondimento dedicherà ai grandi temi che riguardano la commissione che presiede, l'allontanamento dei partiti, come si farà non lo so perché sono insinuati dappertutto, praticamente inamovibili. Hanno distrutto e messo alle corde il servizio pubblico. Poi parlerà del fallimento del digitale terrestre. Oltre 10 anni fa Grillo invitava a non valersi di questa tecnologia perché avrebbe creato grossi problemi. E infatti, escluse le grandi città, in provincia è difficile spesso ricevere anche i programmi della RAI. Poi ancora spingerà verso l'autoproduzione, già cominciato a farlo. Non si vede il motivo per cui, con una pletora di giornalisti infinita e dei tecnici validissimi, la RAI continui ad acquistare programmi da società private. Ritornando al Comitato per la Difesa dei Minori, in 11 anni di lavoro gratuito, i suoi componenti hanno svolto un'opera encomiabile. Hanno raccolto le prove di televisioni, specie nazionali, che avevano trasmesso programmi lesivi degli interessi dell'infanzia. E li hanno trasmesso i carteggi all'Agicom. Ma buona parte di essi sono stati insabbiati, non se ne conosce più la sorte. A farli scomparire o ad occultarli sarà stata la manina, la mano dei soliti ignoti.